No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo. Ma davvero dobbiamo rispondere a quelli del sud? Oh, dai, facciamo sta giargianata qua. Dai, su, vamos! Scusate, ma perché usate il passato remoto per raccontare una cosa che avete fatto ieri? Ma arrivai stamattina e parto domani, penso. Il passato remoto è come il latino, si studia a scuola e poi ciao. Ma perché quando dite, dai ti presento i miei, ci presentate? Gli 8 zii, i 14 cugini, i 2 nipoti della nonna di terzo grado. Poi scusa, ma cos'è il terzo grado? Perché fate diventare transitivi i verbi intransitivi? Ho uscito il cane. Ho uscito il cane, no. Perché no? Ma perché se non rispondiamo al telefono pensate subito al peggio? Wow, non risponde che stia... Sicuro è successo qualcosa. Perché quando andate in vacanza vi dovete sempre portare dietro 5 valigie e 7 trolley? Ma scusa, ma tutta sta roba per un weekend? Metti che fa freddo, metti che arriva una glaciazione. La borsa aprigo l'hai presa, sì? No. Minchia Davide, le basi proprio, le basi. Scusa, ma perché non vi fidate del parrucchiere a Milano? Sto weekend scendo giù, già che ci sto mi taglio i capelli. Perché da voi un matrimonio deve durare dalle 24 alle 36 ore? Cazzo, è Woodstock? Perché toccate sempre la gente mentre parlate? Oh, compa, allora domani sera cena a casa mia. Tu porta sì, roba, sì, no, sì. Non porta niente, faccio tutto io, va buono. Ciao. Ah, grazie, mi stai sentendo di salutarti. Ciao, ciao. Ciao, Renato. Perché dovete usare il verbo stare al posto del verbo essere? Ma dove stanno le chiavi, Gesù? Dove sono le chiavi? Ognuno sia già pronto a Raga, mi odieranno tutti, io già lo so. Perché c'è gente al sud che vota un partito che ha come slogan prima il nord? Ma perché festeggiate l'onomastico? Figa, è l'onomastico. Ma perché vi fate spedire i pacchi da giù? Ce l'abbiamo anche noi supermercati, Che poi, posso capire la mozzarella, quella. Però il rio casa mia è uguale anche qua, Perché sentite vostra madre 3 volte al giorno? Uè, ciao, ma. Sì, tutto a posto. Sono stato stamattina all'università e mo' mangio una cosa. Niente, sto vedendo delle cose di studio. No, non ho ancora fatto merenda, sono le 5. No, erano ottime le lasagne che mi hanno mandato, buonissime. No, niente, mo' sto facendo una cosa. Ma sto successo, Perché fate domande tipo... Oh, Giorgio, ma domani lavori? Certo che lavoro. È mercoledì? No, cazzo, è mercoledì. Scusa, ma perché vi offendete se uno rifiuta un invito a cena? Figa, se uno non può, non può. Poi se me lo dici 2 ore prima, è ovvio che non posso. Un minimo di planning. Perché vi dovete fermare se passa un gatto nero? Dammi la monetina. Dammi la monetina. Ma gatto, ma chi se ne frega? Ma ammassa monetina. Stai a te, merda. E comunque, perché quando... Oh, scusate. Sì? Mamma, figa, sto facendo un video. Ma ci siamo sentiti mezz'ora fa? Ah no, sì, sì, ho mangiato. Ma che cazzo ne so, dov'è la zia? Ragazzi, posso dire una cosa? Sì. Ci divertiamo, facciamo il video e ci divertiamo e va bene. Ma sul passato remoto vi faranno un culo così, perché il altro che latino, il passato remoto si usa. Ma lascia stare il calabrese, il ragazzo calabrese, che tra l'altro grande Calabria, ci ho fatto i bagni di tanti anni. Ma il passato remoto, un anno fa andai da mia nonna. Dai, sono andato da mia nonna, ma che è? Non si usa, è importante. Sul passato remoto non si pazzea, veramente. Cioè, voi qui a Milano non usate il passato remoto, ma noi giù non usiamo il futuro. Per dire, tra un anno me ne andrò da Milano, usiamo il presente. Anna Gianno me ne vaio in Milano. È proprio diverso. Sto weekend scendo giù. Già che mi trovo mi taglio i capelli. Wow, comunque sto fatto è vero, Cioè io il parrucchiere qua non lo tengo. Ma perché urlate quando parlate? Ah, guarda che ci sentiamo anche al nord. Ci sento, ci so, ci sono. So! Uè, Ciccio! Dai, ne faccio una un po' meno aggressiva, sì, mi sento un po' razzista, effettivamente.